Seconda edizione Le nostre sfide. Presso l'auditorium della scuola media Baldacchini a Berletta, presenti gli alunni delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, ma anche della Batte dei Comuni di origine dei Cavalieri della Disfida, proposti dalle future generazioni testi narrativi poetici e poi elaborati figurativi e grafici. Un'iniziativa di successo che sollecita la creatività e le capacità artistico-letterarie dei giovani, chiamate a declinare, attualizzandole, le caratteristiche simboliche di Ettore Fieramosca e degli altri 12 condottieri che hanno reso la Disfida un evento indimenticabile. Seconda edizione del concorso artistico letterario Le nostre sfide, curato dalla Biblioteca Comunale Sabino Loffredo in collaborazione con il Comune di Barletta, sotto il patrocinio dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. È stato rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia della BAT che delle città di provenienza dei Cavalieri della Disfida. È un'edizione che ha riscontrato una notevole partecipazione di classi e di alunni che hanno manifestato con propri elaborati, sia grafici che narrativi e poetici, appunto le caratteristiche che contraddistinguono la Disfida e in particolar modo del condottiero Fieramosca. Quest'anno abbiamo ampliato la disponibilità economica, anche prevedendo tre premi per i tre ordini e gradi di scuole, e quindi speriamo che l'anno prossimo potremmo fare molto di più, cercando di coinvolgere molto di più le scuole oltre BAT. 228 i lavori esaminati e giudicati per originalità dell'idea e dei contenuti, nonché per l'uso appropriato di linguaggio e ricerca espressiva. Un'iniziativa Barletta per insegnare alle future generazioni l'importanza delle sfide. Le sfide che ogni persona si porta appresso da piccolo per tutta la sua vita. Insomma, la sfida è quotidiana per ciascuno di noi ed è importante che i ragazzi ne avvertono la forza morale, avvertono anche lo spirito di solidarietà, avvertono anche l'ambizione che era a suo tempo dentro lo spirito dell'unità nazionale, che resta come carattere fondante della nostra città. È importante che questo spirito torni a vivere e che sia vissuto esattamente dalle nuove generazioni.